sono stata l'altro ieri a Crotone, ho visitato le persone sopravvissute al naufragio, ma anche i parenti venuti da tante parti d'Europa per riabbracciare i propri cari e invece hanno dovuto fare identificazione dei cadaveri, quindi una tragedia veramente enorme. Allora credo che sia doveroso verso queste persone fare giustizia, e si fa giustizia anche aprendo un'indagine, un'inchiesta, capendo bene cosa sia successo, perché nella catena di comando c'è qualcosa che manca. Perché la Guardia Costiera, che ha il compito del soccorso in mare, non è intervenuta? Perché, visto che la segnalazione di Frontex c'era stata, e poi c'era stata anche un'altra segnalazione, addirittura ore prima quella di Frontex, perché si è ritenuto di non intervenire? E così la Guardia di Finanza è andata, ma non avendo i mezzi adeguati, non è riuscita a fare niente. Allora la Guardia Costiera poi chiama un marinaio e gli dice di andare a vedere nella spiaggia se la barca è arrivata. Perché? Cioè, qual è il motivo che impediva alla Guardia Costiera di andare direttamente, essendo quello il suo mandato? Ci sono troppe domande inevase e dunque è giusto che ci sia una inchiesta mirata a questo, a capire se ci sono delle responsabilità e se sì, di chi sono queste responsabilità. Le parole del ministro Piantedosi nelle audizioni alla Camera e al Senato. Piantedosi è stato molto evasivo, è stato elusivo, è stato reticente, non ha risposto alle nostre domande. Abbiamo fatto anche la richiesta di una interpellanza urgente proprio per avere risposte. Noi facciamo domande molto chiare, vorremmo risposte altrettanto chiare. Al momento le risposte mancano. Perché è stata data la precedenza all'operazione di polizia quando c'era il mare che era già forte, no? Che stava quindi in condizioni meteo molto, diciamo, gravi, e dopo due segnalazioni, perché si è ritenuto di dare precedenza a un'operazione di polizia? Non ha senso, a meno che appunto non ci sia dell'altro, ed è per questo che bisogna andare fino in fondo. Ieri il ministro Salvini ha detto che la Guardia Costiera ha avuto notizie e comunicazione di questa barca a naufragio avvenuto. Eh sì, questo non risponde al vero però, perché ci sono le comunicazioni di Frontex che sono della sera prima, d'accordo, del 25 febbraio, quindi c'è una prova, diciamo, scritta su questo. E poi la Guardia Costiera anni fa, guardate, nel 2017, in un'audizione in questa Camera, disse che tutte le imbarcazioni di migranti sono, in principio sono tutte a rischio naufragio, perché non sono strutturate, sono piene zeppe di persone, e quindi se si ha la notizia di un'imbarcazione in distress, il mare che aumenta forza 4, 5, 6, quello che poi è diventato, non si rimane indifferenti a questo, si va a verificare. C'è stata anche la chiamata ai carabinieri, Sia help, se. help, dicevano, no? E dice, ma non era sicuro che fosse l'imbarcazione, ma per favore. Sia se fanno, dice lei, una richiesta di aiuto, sia se non la fanno. I migranti, se avevano l'impossibilità di usare i telefonini perché era stato impedito loro di farlo per non essere intercettati, come potevano telefonare? Ma l'esperienza dei corpi dello Stato che fanno questo, e l'hanno sempre fatto bene, perché la Guardia Costiera l'ha sempre fatto bene, ti porta a intervenire anche quando non c'è la comunicazione formale da quella imbarcazione, ma sono altre imbarcazioni che magari te l'hanno fatto presente, o l'aereo di Frontex. Perché altrimenti si fanno queste sottigliezze sulla vita delle persone e i risultati sono quelli.